tutto non ti affetta, e narra la settimana del cosentino medio. Occorre precisare che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Chiaramente a Cosenza non sono tutti così. Quasi. Si chiama Cosentino Sguic, è del 91. Un uomo mi risveglio con la fiacca. Ma ci va, un già faccio regalarmi, tu rientro, ero con me. All'ufficio, un mafio dice fa una mattinata. Ci passo, sì, ma solo per me la firma è data. Marti, punti dico, mi sento senza forza. Che ieri sera a Sciascia mi ha fatto stozza stozza. Un mio curimiazzo con una buona intenzione. Ma subito mi accorgo che si fascia la pressione. Bravo! Mi faccio fare la zuppa di chiaramenza ciota e poi ci penso buono e mi cocco la tua volta. O io vi un Gesù Santo, mi voglio ripigliare, mi voglio passare buono, un pozzo sfigurare, un pozzo sfigurare. Ma appunto va giacca, chi la divino a pua, mi incazzo con moglie e resto torno a casa. Fessi anno, o venne arrivata. Ai, ai! Ai, ma mi sento la salute. Troppe fatica. Beh, ti do il mamma ricetto. Domani faccio tutto. E se moglie mi unghia, io poco me ne fotto. Un sabato si sa, si chiama Allegra Core, per chi ne tiene una bella e buona la moglie. Io forse proprio oggi stai tutto in fuori. Pupita può pagare a casa sa che era. Domenica bellezza, domenica i palloni, un menneficamente si chiama o c'è Gesù. Dopo tutta questa settimana di sazio e sofferenza, oi mamma chi ricrio si vince Lucosenza. Grazie a tutti, mi sarà. Ci hanno fatto morire dalla risata per l'inventiva. C'è una macelleria ad Agrigento il cui titolo al neon grandissimo è Il piacere della carne. Ancora oggi c'è a Villaggio Mosè, una frazione commerciale che c'è ad Agrigento, un negozio di scarpe. Scarpe Diem, chi sono? C'è a Favara, un paese in provincia di Agrigento, un mobiliere. Si vendono letti a castello per bambini di legno. Questo gliomaro linguistico è alla base, è anagrammale, è alla base di un'altra gaff, come dire, linguistica. In una polleria si vendono uova fresche per bambine da succhiare.
polleria sempre, polli arrosto, anche vivi. Chiedo scusa alle signore che vedo tantissime presenti, elegantissime, non c'è niente di volgare nel mio spettacolo, ma insomma, alcune cose sono come dire testuali, quindi vi prego di scusarmi, soprattutto le signore. C'è una polleria a Racalmuto, paese di Sciascia, una polleria da Rosalia, tacchini e polli, a richiesta si aprono le cosce. Ho già chiesto scusa alle signore, quindi non vi ripeto, perché chi sta peggio. Panettiere, quando vi diventa duro ve lo grattugiamo gratis, a metà ce la tratteniamo. Geniale, volontariamente geniale. C'è un fioraio, se mi cercate sono al cimitero, vivo! Fioraio, che stai da Agrigento? Si inviano fiori in tutto il mondo, anche via fax, sottilette di orchidea. Chi sei? Sempre in un paese che si chiama Raffadali, in provincia di Agrigento. Abbigliamento. Nuovi arrivi di mutande. Se le provate non le togliete più. Abbigliamento, sempre. Qui sembrete avvicinare una fotografia enorme, c'è un manifesto a casa. Abbigliamento. Non andate altrove a farvi rubare, provate da noi. Vabbè, negozio di mangimi tutto per il vostro cielo, ma che stavamo già. Ora, questa qua era. Questa ci ha divertito moltissimo perché veramente l'inventiva delle persone sono cose che devono attirare l'attenzione di passanti velocissimi in macchina, quindi sono manifesti enormi, scritte enormi in carattere cubitale. Si capiva che c'era, vabbè, comunque è chiaro, in una palazzina in vendita con officina artigianale sul retro, si vende solo il davanti, il di dietro serve a mio marito. La signorina naturalmente mi ha riconosciuto immediatamente, essendo io assessore della cultura. Cioè, dottor Sciangula, innanzitutto lei con quale compagnia vuole viaggiare? Signorina, veramente io ho venuto solo, però se mi chiede la compagnia, il cacciopo, il cisolo, la cioè, no, guardassi, si tratta di un'altra cosa, guardassi, mi fa la signorina nell'agenzia, poi guardassi che cosa c'è scritto lì giù di me. Dice la signorina, c'era un cartellone pubblicitario molto grande, c'era scritto LAI. Linee aeree internazionali, ma io non lo sapevo. La signora mi guarda nella faccia e mi dice: dottor Sciangula, mi dica la verità, l'hai? Non ci ho nemmeno risponduto. Dopo un poco però la signorina mi guarda nella faccia e mi dice: dottor Sciangula, non può non avermi sentito perché siamo a 3 metri di distanza, guardate che io ora lo devo scrivere, ce lo spiego un'altra volta, per favore mi risponda, l'hai? Allora sei buttana, cioè. Ma una cosa a me ci ha domandato se ce l'ha, non ce l'ha. Oh, c'è stato un equinozio. Ce l'ha io, cioè, sempre, signorina, scusate, ma sono nervoso perché è la prima volta che prendo il Pirecchio e aeroplano con Cimontone. Lei mi spiegasse per favore come si fa a pigliare questa camorria buttana di Pirecchio e aeroplano con Cimontone. Cioè, guarda, dottor Sciangula, stia tranquillo perché guardate che lei è la prima scaliggia a roticchie che lei vede, ci acchiana sopra e prende il Pirecchio. Io infatti la prima scaliggia a roticchie che ho visto ci ho acchianato sopra e mi ho sdirrupato ai 14 metri e 50 perché dell'altra parte della scaliggia a roticchie il Pirecchio non aveva ancora arrivato. Rifaccio il giro della scaliggia a roticchie un poco claudicante e questa volta davanti nella scaliggia a roticchie si appresenta una signorina molto elegante, bellissima, tutta completamente vestuta Repubblica Sicurezza, che mi dà la mano se ci faccio piacere, io sono lo stessa. Se per lei è lo stesso Maria, ma facciamo Maria, Maria. La signorina Maria mi prende per la manuzza e mi accompagna dentro questo Pirecchio che è una cosa lunga, 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 tutta completamente spirtusata di oibò, mi hanno spiegato. Il posto che mi aveva assegnato a me personalmente, non me lo poteva levare nessuno, c'era il numero mio, era vicino al reverendissimo Pace che stava già nell'atto della preghiera. Mi dice, meno male, mi ho detto, avesse a succedere qualche cosa, ci confortiamo con la religione e ne facciamo un rosario. Così, per farmi anche un poco di coraggio, cioè, tu scusa se parlino reverendo, prete, sacerdote, parroco, prelato religioso, uomo di Gesa e sacristano. Ma lei naturalmente che è già pratico di volice, no? Non figliolo è la prima volta, voi per me preghiamo insieme. Me ne vado a pregare a casa mia. E cerco di uscire del Pirecchio. La signorina Maria si accorge che io stavo fogliendo, mi aggrampa al volo, mi assetta di nuovo a parrino sacerdote parroco Pilato, mettendo questa volta cinturone, bretelle e spillone Repubblica Sicurezza. E si molla stubistione di Pirecchio nell'aria. Io, che alla mattina...